La natura è un mezzo per apprendere emozionando. E le cose che si apprendono con la gioia, con lo stupore, rimangono nella memoria tutta la vita. Imparare ad apprendere nel bel mezzo del bosco, a stretto contatto così con la natura, anche sporcandosi le mani. Un'esperienza indubbiamente green, quella che ha preso vita alla scuola primaria di Giovi. Sicuramente facilita il bambino in modo naturale a scoprire, ad osservare la didattica all'aperto, inoltre permette il contatto con la natura, che oggi ha un bisogno formativo del bambino. A Giovi così i piccoli studenti escono dalle aule per alcune ore di didattica all'aperto nei boschi del territorio per toccare così con mano quanto imparato sui libri di scuola. Approfondiamo degli argomenti delle disciplinari, che può essere un argomento di scienze, può essere matematica, può essere arte, immagini, viene benissimo, con gli elementi naturali che si trovano viene benissimo. Allora, leggiamo cosa succede a dicembre. Brrr, è inverno, i lombrichi si inoltrano nella terra e vivono a rallentatore. Cosa staranno facendo i nostri lombrichi, Niccolò? Dormindo. Abbiamo approfondito l'argomento della quiescenza invernale e costruiremo un acchiappasogni per augurare un buon riposo agli animali che vanno in quiescenza. Io ho trovato un sassolino, un sasso grosso, poi delle bacche, non sono bacche, non lo so, poi una foglia che sembra viola e un'altra foglia rinsecchita. Cosa ci fai adesso? Li appendo il acchiappasogni. E da breve nella scuola di Giovi arriverà anche un'aula verde. Grazie al contributo dei genitori e del circolo della Proloco e abbiamo comprato dei tavoli con delle panchine e una lavagna per fare l'aula verde. E quindi, perché per noi didattica all'aperto non vuol dire uscire solo in territorio, ma vuol dire anche sfruttare il giardino della nostra scuola. Conoscere, ma non solo, nei boschi i più piccoli imparano anche ad amare la natura e soprattutto a rispettarla. Quando si va in giro e un bambino vede una cartaccia in terra e dice: "Maestra, guarda qui, qualcuno ha buttato una cartaccia", quindi mi auguro che poi da grandi manterranno questo rispetto che stanno imparando adesso. Noi siamo una scuola verde che ama tanto la natura. Cosa impari nel bosco? Imparo che devo rispettare la natura e stare in contatto con la natura.